Lupin! Lo sai che ho scelto il team blu? Lo sai che ho scelto il team rosso? Oh mio Dio, Articuno, com'è bello! Cultress, mamma mia, Cultress! Cosa cazzo state dicendo? Cosa state dicendo? Non fate e non vi cagate il team di Zapdos? Siete dei cani, dei cani. Ciao a tutti, ladruncoli. Siamo qui perché vi volevo chiarire una cosa. Ultimamente si stanno creando diversi team per Pokémon Go. Cosa giusta, carino, Pokémon Go. Bello, bel giochino, tu vai in giro col telefono, vai a catturare i Pokémon, molto carino. Dovrebbero incrementare anche il multiplayer e gli scambi, quindi sarà molto più interessante. Ma parliamo di questi team. C'è il team blu, capitanato da Articuno, il team rosso, capitanato da Cultress. È il team più importante di tutti, che nessuno si caga, il team giallo, ovvero quello del grandissimo Zapdos. Oh, adesso voi dite, no? Ma Zapdos, ma cosa mi dici? Ma no, non è possibile! Ma è una merda! Ma che cos'è bello, più bello Articuno! Più bello, mamma mia, Cultress, con il suo fuoco, Adesso vi spiego una volta per tutte perché, ecco, mi sono anche vestito con il cappellino, vedi, tutto di giallo, casualmente la maglietta del grandissimo Dellimello, casualmente con l'asticella, vedi, gialla, quindi tutto giallo, io sono un team giallo in questo momento e vi spiegherò il perché sia il più importante di tutti. Piccola cosa, nerd ciccioni di merda. Vi voglio ricordare che Zapdos è l'uccello del fulmine. Ok, no? Ci siamo capiti. Cultress è quello di fuoco e Articuno quello di ghiaccio. Fin qui ci siamo tutti, no? Mi sembra. Cosa importante? Perché Zapdos è il dio fatto a uccello? È il capo dei tre uccelli leggendari. Perché? Facciamo due conti. Il fulmine, prendiamo il fulmine. Il fulmine quando cade su un albero o su un qualsiasi parte della terra fa accendere un fuoco. È talmente tanto forte il fulmine che quando prende un albero lo spezza in due. E ovviamente il fulmine fatto di fuoco, fatto di energia, fa bruciare l'albero. Quindi dovremmo intuire che Cultress è figlio di Zapdos. Comunque è una cosa che è stata creata da Zapdos, perché il fulmine cadendo crea incendi. Fin qui ci siamo. E quindi già Cultress ve lo prendete nel sedere, Team Rosso. Poi, seconda cosa, nerdazzi. Articuno. Articuno è il più bello, il più forte. Articuno è una merda. Articuno è l'uccello di ghiaccio, è il più debole di tutti. Perché Cultress gli fa due ciapette così, perché basta che lo infuoca e quello si scioglie, un uccello che si scioglie con Cultress. Con Zapdos, che si vede anche nel film dei Pokémon, Zapdos distrugge il ghiaccio, quindi distrugge anche Articuno. Nerdazzi! Ah! Nabboni, cosa succede? I vostri uccelli Cultress e Articuno non sono potenti come pensavate? Oh, ma quanto mi dispiace! Non me ne frega niente di quello che pensate voi. Io
Guardate Zapdos, Zapdos, il fulmine, l'uccello del fulmine, distrugge il ghiaccio. Kultres è figlio di Zapdos? Mi dispiace, ma il team giallo è quello più potente di tutti. Mi dispiace, cari allenatori nabazzi del cavolo, che pensate che i vostri Articuno e Kultres siano molto più maestosi e belli e forti rispetto a Zapdos. Mi dispiace perché queste cose sono fondate. Ciao a tutti, ladruncoli, e al prossimo video. Grandissimo. Bene, ragazzi, questo era il mio pensiero, fatto molto alla Delly Mello style. E intanto mi sto facendo una salita pazzesca. Comunque, questa cosa di Zapdos mi fa incazzare veramente, perché è l'unico che non si caga nessuno. Bruttissimo. Comunque, non ho visto nemmeno uno sfondo del team di Zapdos, cosa bruttissima, Dio mio. Infatti ne creerò una io, che poi ve la metterò nella pagina Facebook Lupin Channel, la trovate in descrizione, perché non può essere, beh, c'è la squadra blu, la squadra rossa e non ci sta l'immaginina per la squadra gialla, e mi sembra un po' razzismo questo. Dai, intendo. Comunque, ci vediamo. Io vado a catturare altri Pokémon. Ciao a tutti, dunque. Bye bye. Ciao. Ciao.